Eccoci qua all'ultimo video e oggi vedremo come finalmente montare il pacco batteria che abbiamo fatto nel monopattino, fare il collegamento con il cavo ad Y e vedere se funziona. Cominciamo a montare. Eccoci qua. Allora, il cavo di cui vi parlavo è questo. La parte che va alla batteria che abbiamo fatto noi, ho messo un fusibile da 30 A per sicurezza. E poi abbiamo uno spinotto femmina che va alla centralina, due spinotti maschi che vanno alle batterie. Poi una cosa importante, prima di mettere in parallelo due batterie, al litio soprattutto, il problema è sempre quello, è col litio, bisogna accertarsi che siano alla medesima tensione. Questa è una cosa importante. Può esserci uno scostamento piccolo, non è un problema quello, però non devono essere di tensioni diverse. Ora io ho il pacco batteria che abbiamo fatto, ha una tensione di 40,9. Quello del monopattino è una tensione di 41,2, quindi c'è una differenza di 0,3 volts, è una differenza piccolissima, possiamo considerarla intolleranza. Quindi adesso spero riusciate a vedere, proviamo così, ecco qua. No, aspettate un attimo, voglio farvi vedere bene perché questo è un passaggio abbastanza fondamentale. Allora, questo è lo spinotto che abbiamo fatto noi. Ecco qua, dovreste riuscire a vedere bene. Allora, mettiamo spinotto qui. Assicuriamoci che non faccia spessore. Va bene. Batteria del monopattino. Poi allargo un po' l'inquadratura. Mettiamo finalmente la nostra. Io dico nostra perché è come se l'avessimo fatta insieme alla fine. Ecco qua. Bene, ecco qua. Il cavo lo passiamo qui. Sfruttiamo questo corridoio che c'è vicino alla batteria. Colleghiamo, ecco qua, il nostro spinotto e tutto è fatto. Ora dobbiamo cercare di collegare questo, che è un passaggio abbastanza importante perché è il fanale del nostro monopattino. Ok, proviamo un cacciavite, ci diamo una mano. Ecco qua. Fatto il click, vuol dire che si è bloccato. Ci assicuriamo che il gommino vada bene in battuta. Ecco questo è il risultato dei collegamenti. Ora facciamo una prova ad accenderlo, vediamo se si accende.
E soprattutto vediamo se gira. Ok. Funziona. Spegniamo. Ora, la cosa fondamentale che il monopattino con questa batteria messa risulta sempre in carica, dà sempre la spia di monopattino in carica, perché giustamente lui rileva questa batteria come fonte di alimentazione, come se fosse il caricabatteria. Quindi per ovviare a questo problema andremo ad installare un firmware che ha la possibilità di bypassare questo passaggio da parte del monopattino di Xiaomi. Per altri monopattini non vi saprei dire, dubito che ci siano problemi per gli altri. Eccomi qua. Allora, installate il firmware che trovate sul sito monopattinitalia.it e niente, con il firmware Turing Private e Parallel, praticamente potete sbloccare il monopattino per farlo andare a una velocità più alta e soprattutto se mettete una batteria in parallelo gli consentite di non rilevare il sistema come se fosse in carica. Facciamo la prova. Se va. Scusate che con una mano. Eccolo qua. Perfetto. Ragazzi, alla prossima. Spero di aver fatto un video che vi è stato d'aiuto.